Una lavatrice che galleggia nell'acqua, cumuli di arredi accatastati sulle sponde. A Castiglion Fiorentino l'allacciante S. Mucchi all'altezza di Botte Bonini si è trasformato così in una discarica di materiali ingombranti. A denunciare l'accaduto è Serena Stefani, presidente del consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno. Le fotografie scattate poco prima dell'intervento delle autorità competenti non hanno bisogno di commenti. È l'esito di un comportamento incivile che non solo danneggia l'ambiente e sfregia il paesaggio, ma che rappresenta un grave rischio per la sicurezza idraulica dell'area. Ogni giorno, prosegue Stefani, lavoriamo per migliorare la sicurezza e l'immagine dei corsi d'acqua. Questo ha contribuito a migliorare il rapporto dei cittadini con il fiume e l'ambiente che lo circonda. Purtroppo però basta il comportamento scorretto di pochi per compromettere i risultati raggiunti. Il consorzio è fortemente impegnato nelle campagne di comunicazione per combattere il fenomeno dei fiumi pattumiera, ma anche nelle attività di vigilanza per contrastare comportamenti incivili e pericolosi, ha poi aggiunto il direttore generale Francesco Lisi. Sul posto si sono portati anche gli uomini dell'Arma dei Carabinieri per dare avvio alle indagini e cercare di avere elementi utili per risalire a chi ha compiuto lo scempio.